in diretta il direttore di Libero, Vittorio Feltri. Eccoci qui. Siamo un crescendo rossiniano qui, un crescendo buonasera rossiniano. Buonasera. Meno che a Palermo. Questo buonasera, caro direttore. Come oggi non è facile trovare una governante all'altezza della situazione, ho preso questa che è una persona per bene. Certo, è islamica, questa cosa non è, diciamo così, non è particolarmente apprezzata da me, però non ma come si dice? Ma cosa vuol dire? Ognuno la pensa come cosa vuol dire particolarmente apprezzata? Sto coglione, mi interrompo. Ma come ti permetti di dire non è apprezzato è da me? Un maleducato, un cazzone. Ma guarda, io con cosa... voi non voglio parlare. Ma io una cosa incredibile. È un imbecille. Ma come si fa a dire una roba simile? Ma anch'io, ma come si fa a dire una roba simile? Allora, fallito, ma perché mi interrompi? No, ma è una cosa pazzesca, però. Non parlare con me. Mamma mia, ragazzi, sei uno stronzo. Ma ti rendi conto cosa hai detto? Purtroppo è islamica. Ma io ti voglio aiutare, ti voglio salvare da queste stupidaggini che dici. Incredibile. Salva tua sorella, non salvare me, che io mi stanno benissimo da solo, che io sono un signore, tu sei perché tu dici, ma io non ho capito, ma lui no, spero, non tu dici non ti niente. Tu dici non io non sono mica parente, che ma neanche a me mi interessa niente dei preconcetti eccetera, che è così uno stupidotto. Ma l'hai detto tu che purtroppo è islamica, l'hai detto tu. Ma io ho detto un cazzo. Io ho detto semplicemente che questa signora, io l'ho presa volentieri perché è brava, è una persona seria. Sì. Il fatto che sia islamica non mi riempie di simpatia, ma cosa fa? Ma gli potranno stare sul cazzo ma gli islamici? Pensa lei come puttana, sta? Ma io non lo so, ma questo lui è fuori di testa. Ma pensa a me come sta lei a lavorare a casa del direttore di Libero. Ma, mettiti ma anche nei panni suoi. Io a te non ti vorrei neanche ma, no, come, no. Come lustra la casa. Dico la signora, la signora. Io le farei leggere Libero la signora. Io farei leggere alla signora Fatou Libero in arabo, glielo farei leggere. Così magari dice guarda dove lavoro, guarda in quale posticino ma mi che sono lei... Ma che cazzo dici? Non sai neanche cucinerà, le cose che ma lei... cucinerà anche a casa o no? No, la non farà fa... lo cazzi suoi se lo ma non lo so, chiedo. Ma farà ma il kebab. Non lo so, ma ti farà il kebab e il couscous. Sei un coglione. È un coglione, non sai quello che dici. Kebab e couscous. Io mi auguro che tutte le sere ti faccia il kebab. Tutte le sere, kebab e couscous. Te lo devi infilare nel tuo culo. Ma perché? Io lo mangio anche. Kebab e couscous ti farà. Kebab e couscous. Tutte le sere. Ma perché? Dottore, portato. Tu sei un poveraccio. Comunque, vogliamo parlare con Fatou. Passaci Fatou. Vogliamo parlare con Fatou. Te la passo. Passaci Fatou. Vediamo Fatou. Come si lavora, signor direttore? Pronto? Dov'è? Dice che non vuole parlare con uno stronzo come te. No, ma non conosce. È una persona elegante, non lo direbbe mai. Ciao, è una persona elegante. Ciao. Questa conversazione, che mi auguro tranquilla. Sì, tranquillissimo. Preciso che io non ho nessuna voglia di parlare con lei. Non hai nessuna voce? Parlo solo con te. Vabbè, perché Parenzo è un razzista, è uno che non sa niente. E io razzista? No. Sì, sei razzista. È esattamente il contrario. No, il contrario è il tuo cervello. Comunque io non parlo con... Se no, chiudiamo subito il collegamento. Aspetta, Vittorio, dunque, voglio capire... Patricetta perché è diplomata in arte drammatica. Ma che c'è? Ma che vuol dire? È denigrativo. Ma perché mi fai parlare con quelli allora aspetta un attimo Vittorio, scusa un attimo, Veronica... ecco perché io non voglio parlare con Nano lì vedi, non è che non piace, magari è come dire è un'opinione diversa da uno che dice negri che questo dici è tu. Normale no? Ma di quello che dici tu non mi importa niente, ti prego non interloquire con me perché tu sei un idiota e io non parlo con te. Allora però la parola che ha detto Argentini, ma cosa cade, è una battuta, perché lui anche alle volte dice appunto usa il termine negri, il termine io dico che sei un idiota tu perché hai già dimostrato ampiamente di
appunto, vedi, parlando ecco, con me, vedi, e anche facendo certe dichiarazioni, vedi, pubbliche. Ma le sue, vedi che cosa. Però scusa Vittorio, sei tu che hai scritto fesso ebreo, no io francamente, no, o che scrivi la parola negro, che no, dici che no, 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 io, no, non io, ho detto che sei l'unico ebreo fesso che io ho conosciuto, appunto, nella vita. E io ho risposto del merito. Tutti gli altri sono intelligenti. Ma sì, ma cosa vuol dire? Lasciamo perdere qui. Uno può dire che l'unico bergamasco è uno specialista di voi comuni, quindi ma poi tutt'altro. Ti ho pregato, ma tu tutt'altro, sei anche maleducato. Però ti scusami, Vittorio, Vittorio, scusa. Qui Vittorio, scusami un attimo. Allora, però, no, no, ha detto, guarda, guarda lo rosso. Poi lui che si arrabbia, non capisco perché, lui che è sempre caustico e corrosivo. Ma con te, perché lo sai, te l'ho già spiegato che non voglio parlare. Ma neanche io avrei fatto, ma figuriamoci, non c'è problema. Lo qui con me, sta zitto, pianta, lascia parlare Cruciani, che a me non sa cosa dice. Tu invece sei, sempre in delirio. Allora aspetta un attimo, Vittorio, adesso voglio chiedere a Vittorio chi stima di più tra Veronica Gentili e David Parenzo. Caro Vittorio, chi è che stimi di più tra i due? Devo dire che stimo di più Veronica Gentili, perché se non altro ha parlato in un fuorione, è la padrona di casa, non voleva fare casino in diretta. Ancora questo qui che mi interrompe, guarda che veramente, guarda, no, ma io voglio dire, ma scusami, no, scusami, parliamo scusami, di Veronica Gentili, ma parliamo dei titoli Giuseppe, di Libero. Sì, dimmi. Patata Bolleone. Aspetta un attimo, questo, questa gallina, no, non voglio, ma parliamo parlare dei titoli. Però, di scusa, no, io scusa, non voglio parlare con te, no, allora, voglio parlare con te queste cose in faccia a qualcuno che poi ti può rispondere. Mentre invece questo querulo mi confronto direttamente, no, tu, anche dai, con le cose che dici tu, ma non interrompo nessuno, interloquisco, sì, no, interrompo, io dico uno che dice gli immigrati portano stupido, le malattie, io voglio dire un direttore che dice gli immigrati portano le malattie, io mi voglio confrontare, è difficile confrontarsi, ma è una cosa incredibile, mi permetto di dire che è incredibile, no, sei tu incredibile, ma perché non è vero, tu non sai uno niente, che dice Renzi sei, e Boschi non scopano, fa un titolo brutto, ignoranza, mi permetto di dirlo, balla, è una balla. Guarda i dati del Ministero ma della quali Sanità, ma cosa portano malattie, questo è il merito, leggere, oltre che non scrivere, questo è il merito, non puoi sapere, però scusa Vittorio, si può fare a meno, si può fare a meno della, no, no, ma infatti perché sarebbe. Noi facciamo il Vinitaly, vanno tutti lì e va bene, sì, per carità, però magari. Ma magari cosa? Magari ma dico, cosa? Se uno beve del ma vino non si dire? Mette alla guida di una macchina, poi no, questo è ma evidente. Che si mette alla guida della macchina? Io manco la guido la macchina, ma che cosa dici? Ma perché devi dire stupidaggini in continuazione? No, ma io vado nel merito, no, delle cose. Gli stai dando dell'ubriacone, se uno ieri, l'altro giorno, diceva quelle cose contro gli immigrati, delle cose che per me incredibili, allucinanti. Combatti l'unica. Sono normali. Allora, ecco, se quello è normale, qualcuno ha cercato l'attenuante generica, dicendo vabbè si sarà bevuto un bicchiere di vino perché lucido non può sostenere una roba simile, poi tu rivendichi questo benissimo, allora, figuriamoci, tu devi aver bevuto una botte, ma non di, ma di grappa, perché dici talmente tante cazzate che si possono giustificare solo col fatto che tu ti sia ambriacato, sia ambriaco dalla mattina alla sera. Io vado nel merito delle polemiche che tu tiri fuori, ma quello va, certo, se uno dice ma quello va perché in questo paese funzionano queste cose qui, dopo la miseria portano malattie, eccolo qua, questo era chiaro, io sono felice di quello che sono io, sono felice sei un cazzo. Che sono diverso da te, felice, diverso. Io non dico che gli immigrati portano le malattie. No, ecco. perché non capisci niente. Sono felice di essere diverso. Anche coglione. Ciao. Non sapevo che tu ti andassi a tagliare le unghie, ti facessi la manicure, ma anche quelle dei piedi. Dottore Feltri, tagliare le unghie. Dottore Feltri, libero, taglia le unghie bene. No, qui. Questo si comincia a fare il coglione. Io no. Stai zitto, dice, ma no, perché io sto veramente fastidisce. Perché la fessaggine quando è reiterata. Dottore, veramente. Aspetto fuori da libero, portale a casa, dottore. Sta lì a casa, Fammi sentire, Per la tua salute, Stattene a casa. Lui dice ti vuole bene, dovresti stare a casa. Come rispondi? Gli rispondo di farsi i cazzi suoi. Vabbè, ho capito, però no, se anche ha ragione, uno con gentilezza gli dice: "Stattene a casa perché hai una certa età",
stai a casa, c'è tua moglie, sei hai il tuo gatto, lì, non so come si chiama. Guarda che io a una certa età ci sono arrivato, tu non è vero. Questo però voglio dire, è giusto. Ma gli sto augurando di... Ma scusami, gli dico, ha una ma certa che te ne frega età, a te? Che bisogno c'è che lui vada a Libero, al giornale? Senti, Vittorio, quanto ti fa schifo? Esatto, fatti cazzo. Bravo Vittorio. Senti, quanto ti fa... Stai a casa con la moglie. Quanto ti fa schifo l'Unione Europea? Da 1 a 10, quanto ti fa schifo? A te come istituzione, come tutto, quanto ti fa orrore? Me frega dei parenti, di quella gente lì che mi critica, ma anzi io sono contento che mi critichino i cretini. Ma tu già sei ubriaco quest'ora. Però un giornale noi serve abbiamo per solo dare detto delle che aumentano gli omosessuali, per in base alle statistiche dov'è il problema? Cioè aumentano le persone che si dichiarano omosessuali, diciamo. È chiaro, è evidente. Questo è abbastanza evidente. Non capisco qual è lo scandalo, la vergogna di questa roba qua. Cioè non riesco a capire. Aumentano i gay mentre la produzione diminuisce in Italia. È un titolo divertente, punto. Non c'è niente di sociologico. È come il vernacoliere, se appunto. Se non ci fossero in giro troppi parenti, non saremmo qui neanche a discutere. Diciamolo, dirigo un giornale comico, ma va benissimo. Infatti il vernacoliere è un ottimo giornale. Io dirigo un giornale che poi naturalmente... non deve rispondere a te, ma i lettori, e tu non sei l'unico lettore. Comunque ti segnalo, Vittorio. Cosa facciamo domani? Di cosa ci occupiamo? Della grandezza dei membri, dei negri? Di cosa ci occupiamo domani? Ci occupiamo dei cazzi nostri, a differenza di te che ti occupi dei cazzi miei. Scusa, Fatti gli affari tuoi. Ecco perché il negro è negro. Ecco perché il negro è negro. Documentato. Ma queste cose, queste stupidaggini puoi dire solo tu, perché essendo stupido non puoi capartorire. Su cosa apriamo domani? Le associazioni gay sono incazzate. Scusami Luciani, ti voglio bene, ma io mi sono stancato di sentire blaterare per idiota che hai vicino, per cui ti prego di chiudere questo collegamento. Due minuti, poi Parenzo, stai zitto un attimo. La parola, una botta in testa. Non gliela posso dare, la botta in testa è a Roma. Cioè. Si chiama Orso Sacro perché assiste alla messa in culo. Straordinario. Non ho capito. Madonna mia, ma non si può dire una battuta, con i Parenzo. L'Italia è piena di questi parenti. Fai il titolo su questo. Nuova grande inchiesta. Ma tu ecco, non hai mai fatto un titolo in vita tua, perché ecco non hai mai scritto neanche una riga. Allora fermi, Vittorio, come reagisci a queste comandano i terroni? Isprovveduto. Sei uno che non capisci, tu non vuoi capire, quindi sei tonto due volte. Scusa, Vittorio, non so capendo un cazzo. Spiegagli bene, è un titolo offensivo questo qua, Vittorio, è una follia. È un titolo delirante, no? Vabbè. Delirante. Dimmi. Chi è delirante? Il titolo. Cosa c'entra il PIL coi gay? Qui su alcuni, saprà, su alcune cose anche sul suo giornale. Non ti hanno informato? No, non conosco la cosa. Quindi non ma come chi se ne frega? Riguarda il suo giornale, riguarda. Ma te che frega a te, se non frega niente a me, te ne frega a te. Cosa incredibile. Cioè, ti tolgo dalla pubblicità e non te ne frega. È una cosa incredibile, secondo me. È incredibile, se te lo dico è incredibile, perché te lo dico io. E a te, se non me ne frega niente a me, a te esatto. Che cazzo te ne ho capito, ma sarebbe come se alla Zanzara, a un certo punto la radio dicesse ti togliamo la pubblicità alla Zanzara. Io non direi ma cosa me ne frega a me, direi sarei preoccupato un po'. No, lui dice ma io se fossi un istituzionista della Zanzara non farei mai pubblicità, ma non per Pelle Cruciani che ammiro, ma per te, perché solo sentire la tua voce toglierei la pubblicità. Evviva, fatto sta che intanto l'hanno tolta a te, comunque benissimo. Scusa, ma tu che tra l'altro sei anche ebreo, dovresti conoscere i 10 comandamenti, sai che c'è anche un undicesimo che è stato taciuto,
e fatti i fatti tuoi. Non ho mai letto questo undicesimo comandamento. No, no, te lo dico io. Scusa, Vittorio, però comandamento è fatti di fatti tua. Però scusa, Vittorio, però bisogna. No, ma non conosce. È una ciao, persona, Vittorio. È una persona elegante, non lo direbbe mai. Ciao, è una Vittorio. Persona elegante. Ciao.